Stamattina mi sono svegliato e mi sentivo come Giulio Cesare. Avevo appena urlato il dado è tratto, se preferite, alea iacta est. Nemmeno il tempo di formulare veni vidi vici, che sono stato accoltellato da chi annoveravo tra gli amici. Una coltellata davvero profonda sul quinto quarto, davvero bella. E in un attimo sono uscite la trippa e pure le budella. Tu cuoco e bruto, gran fio da una mignotta, un sogghigno sul viso e l'espressione di chi la fa e poi l'aspetta. Io non sono un condottiero, ma tu rimani in fio da una mignotta per davvero. Io non sono un condottiero, ma tu rimani in fio della mignotta per davvero. La 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 la. Mi sono ritrovato in mezzo al fiume, vabbè, Pantarei. Che poi è come mi comporto di solito nei sentimenti miei. Forse dovevo aspettare il suo cadavere sull'altra sponda del fiume, ma più che Confucio io mi sento un po' confuso. Io non sono un condottiero, ma tu rimani in fio della mignotta per davvero, davvero. Stanotte andrò a dormire e mi sentirò come Paperino, un po' sfigato ma con la coscienza pulita come un bambino. La vera amicizia non dura una botta e via, non ha sovrastrutture e non cade nell'ipocrisia. Io non sono un condottiero, ma tu rimani in fio da una mignotta per davvero. Io non sono un condottiero, ma tu rimani in fio da una mignotta.